due partite a Siena con due vittorie, volevamo mantenere il fattore casalingo e non sprecare la grande impresa di gara 1 a Varese. Sapevamo che era una partita completamente diversa da gara 3, sapevamo che potevamo incontrare qualche difficoltà, penso che ne abbiamo incontrate parecchie. Varese oggi ha fatto vedere veramente il suo potenziale, ha fatto vedere perché ha vinto il campionato con solo 7 sconfitte, però la soddisfazione di non aver mai mollato, di essere stati sempre lì e di, alla fine di aver vinto, questa è una grande soddisfazione, perché penso che il gruppo ancora una volta ha fatto la differenza. E comunque alla fine è sempre una semifinale scudetto, chiaramente vogliamo vendere cara la pelle. Come hai detto tu, loro oggi hanno fatto sinceramente tanti canestri che penso avessero un coefficiente di difficoltà veramente alto. Chiaramente noi siamo stati bravi a non demoralizzarci, ma credo che lo spirito del gruppo quest'anno, proprio di voler emergere e superare le difficoltà e le avversità, penso che sia la nostra forza. Quindi sul meno 17, sì, è vero, era difficile poter sperare di far bene, ma non abbiamo mai mollato un attimo. Siamo cresciuti di intensità, forse avevamo lasciato giocare un po' troppo nei primi tre quarti e quindi volevamo insomma far vedere che non eravamo una squadra che si poteva arrendere così alla fine, ma davanti a questo pubblico abbiamo trovato penso delle energie che magari non sapevamo manco di avere. Ecco, la mia domanda me l'hai già un po' anticipata. Il nostro presidente all'inizio dell'anno ci ha detto che questo potrebbe essere stato un anno straordinario, perché in un anno di rifondazione, probabilmente con tutti i problemi dentro e fuori al campo che abbiamo incontrato in tutta questa stagione, veramente possiamo fare qualcosa di veramente straordinario, penso insperabile all'inizio della stagione. E questo è quello che ci spinge a essere ogni volta sempre più concentrati, a dare sempre di più. E il pubblico ha capito questa nostra voglia di, tra virgolette, morire nel campo e di sposare un po' questa mentalità senese che chi arriva secondo comunque è sempre un perdente. E quindi credo che il pubblico oggi abbia risposto ancora una volta a un momento difficile della squadra. Ho visto che quando eravamo sotto non è che si sono zittate, ma anzi hanno cominciato a fare ancora più confusione di prima. E questa è la bellezza di questo palazzo, che come sempre nei momenti di difficoltà è sempre più vicino alla squadra. Ci spingono e sono veramente straordinari tutti.